Rieccoci per il secondo tempo di Sassuolo-Napoli. Il primo tempo è terminato 2-1 per il Napoli. Era andato in vantaggio il Sassuolo, ma il Napoli con una forte reazione prima ha pareggiato. Attenzione, Sassuolo, presa il Sassuolo, e poi è pervenuto al vantaggio grazie a un calcio di punizione diretto in area. Come vedete, il Sassuolo gioca con miniatura, con maglia classica nero-verde a strisce verticali, con calzoncini neri, ed è una squadra replica top spin, mentre il Napoli è una originale Subbuteo ridipinta, una 5 ridipinta. Di nuovo buonasera a Roberto Ruggeri e a Graziano Mulargia. Buonasera. Oh, grande azione del Sassuolo in questo momento. Grande azione del Sassuolo. E adesso c'è la rimessa di Ospina. Ricordiamo che l'arbitro è Renato Maltiro, allenatore del Sassuolo è Raffaele Lezzi, mentre allenatore del Napoli è Lorenzo Sibilla. La voce che vi parla è di, è quella di Raimondo Rodio. Messa da solo. Le formazioni sono le stesse del primo tempo, gli allenatori non hanno effettuato cambi. Vediamo Babacar che avanza. No. Terzo tocco. Presa. Parata. Grande parata di Ospina. Grande parata di Ospina sul tiro di Berardi. E attenzione perché adesso è il Napoli. Ed è il gol, ed è il gol. Piano entra. Un gol a sorpresa del Napoli. Gol di Milik. Incredibile contropiede. Milik, incredibile contropiede. Caro Graziano, è stato un bellissimo contropiede del Napoli. Il Sassuolo è stato preso contratempo, non se l'aspettava. Un bel rinvio di Ospina e Milik ne ha approfittato. Grande scatto e gran gol. La solita regola, gol mancato col subito. Sì, infatti, sembra proprio che questa regola. Dal possibile 2-2 si è passati al 3-1. E adesso per il Sassuolo si fa dura. Però Raffaele Lezzi ha dimostrato che. No, il Sassuolo in costruzione sembra giocare un'ottima partita, peccato che il Napoli comunque sembra più cinico e sfrutta ogni occasione. Angolo. Però devo dire una cosa, che alcune volte i difensori del Napoli effettuano delle mancate mosse difensive che favoriscono tiri del Sassuolo, degli attaccanti del Sassuolo. Dentro dal fuorigioco del Sassuolo. Due mosse difensive per il Napoli. E abbiamo anche ancora Lirola che è in fuorigioco. Vediamo un attimo adesso. Adesso abbiamo il Sassuolo che è tutto in avanti e però liscia la palla. È un calcio a questo punto. Viene ammonito. Il numero 23 del Napoli che corrisponde a Isai.
destra e si rifugge in fallo laterale il difensore partenopeo. Fallo da parte. Quinto minuto di gioco, siamo entrati nel sesto, quindi Napoli 3, Sassuolo 1 qui al Mapei Stadium. Avanti il Sassuolo. C'è un regala questa rimessa laterale, la squadra partenopea. 3-1 per il Napoli. Gol annullato da parte dell'arbitro per un precedente fallo di Babacar. In questo caso l'arbitro non ricorre alla VAR perché è sicuro del fatto suo. Che cosa è successo? Che al momento del tocco di Babacar la palla era già entrata in possesso del difensore del Napoli. Fallo talmente evidente che non c'è stato manco bisogno del... Il portiere si era fermato. Attenzione. Angolo. È Magnanelli che trascina la palla in angolo. Quindi angolo del Napoli e vediamo se il Napoli fondo. Rimessa dal fondo da parte del Sassuolo, in questo caso è stato Milik che aveva sperato di ottenere una rimessa laterale favorevole, ma la palla poi è schizzata in fondo alla linea di fondo e quindi c'è la rimessa di Consigli. Ecco Lirola, terzo tocco di Lirola. Rogerio. Può tirare? Fuori, peccato. Questa volta è stata una bella azione da parte di Berardi. Un bel tiro di Berardi, non c'è niente da dire. Che ha sfiorato di poco il 2-3, un gol che avrebbe rimesso, attenzione, perché porta vuota, scende questo 1 e a questo punto deve rimettersi. Ah, peccato, proprio all'ultimo però. Entra in area di tiro, attenzione, il Napoli, entra in tiro, parata, attenzione, Napoli. È incredibile questo Napoli con quanta velocità riesce a fare questi contropiedi. Al tiro di Insigne, Consigli è riuscito a respingere, ma proprio sui piedi di Milik che non ci ha pensato due volte, ha controllato la palla e ha insaccato per il 4-1. 4-1 del Napoli, comunque spietato. Probabilmente il Sassuolo non merita un divario così grande, però. No, in effetti no, perché comunque sta facendo la sua bella partita, sta giocando bene, ma come ho detto già prima, il Napoli in contropiede è infallibile, molto cinico. Presa. Bravissimo. L'ultimo tocco è mancato a Berardi. L'ultimo tocco. Mi sembra di vedere un'altra partita che è stata
registrata qui al Mapei Stadium contro Juventus. Anche lì il Sassuolo prese 4 gol dalla Juventus, giocando, pur giocando bene. Attenzione, può tirare gol, questo qui è il quinto gol. Oramai il Napoli sta dilagando. E oramai, oramai il Napoli gioca sugli allori. Proprio, il signor Zielinski. Il quinto gol di Zielinski. 5-1, Sassuolo 1, Napoli 5, che quindi mette in ghiaccio la vittoria e si riporta al terzo posto in classifica, cercando di inseguire sempre Juventus e Roma, che però sono un po' più avanti. Vediamo adesso se il Sassuolo riesce almeno a segnare il gol del secondo gol, che ha tanto tanto voluto. Mancano 4 minuti al termine di questa partita, che ormai ha detto tutto, caro Graziano. A questo punto credo proprio che per il Sassuolo sarà molto difficile. Sta provando a portarsi in avanti il Sassuolo, ma il Napoli, come ho detto anche prima, è veramente spietato, spregiudicato, in contropiede, veramente imbattibile. Napoli. Poi bisogna dire anche che il Sassuolo ormai non ci crede più e quindi in qualche modo ha lasciato la difesa, ha mollato la difesa, e il Napoli sta... Sembra approfittarne di questo. Ne approfitta, certo. Diciamo che il tutto è venuto dal mancato 2-2 al 3-1. Esatto, quella è stata una botta incredibile, dopo la punizione da Insigne. Ed è un peccato un divario così grande, perché non ha giocato male il Sassuolo. Per niente. Sassuolo. Angolo. E ottiene perlomeno un calcio d'angolo. Si riporta in avanti, orgogliosamente. Questo bisogna riconoscerlo. L'orgoglio del Sassuolo bisogna riconoscerlo. Può tirare. Parata! E si porta la palla fuori, si lascia la palla fuori in questo caso Berardi. Ancora Ospina nega il gol a Berardi, gliel'aveva negato almeno altre due volte. Ah sì, comunque anche Ospina ha fatto belle parate, prima su Berardi, una su Babacar. Consigli? Preso. Preso, bello. Ancora parata, ancora un'altra parata, bella, bella parata, bella parata. Questa volta è stato del Sassuolo. Intanto ha ripreso la palla il Napoli. Sassuolo. Di Francesco questa volta ha tirato. Di Francesco questa volta si è trovata tu per tu con Ospina, ma ancora una volta l'estremo difensore partenopeo ha detto no al secondo gol, mentre invece attenzione che piano piano il Sassuolo stava subendo un altro attacco micidiale contro piedi del Napoli questa veramente sera. Micidiale il Napoli, tocca dirlo. Mi manca, come se dimenticasse, l'ultimo tocco al Sassuolo. E adesso può tirare, e stavolta il gol il tiro di Zielinski non va in rete, non si insacca, ma va, lambisce il palo. È stato un bel diagonale sinistro, lambisce il palo sinistro. Siamo arrivando, caro Graziano, stiamo arrivando alla conclusione di questa partita. Mancano 20 secondi e vediamo. Chiedo alla regia se ci sarà. Mi dicono dalla regia che ci sarà un minuto di recupero. Quindi il Napoli si porta a 17 punti in classifica.
Ormai qui al Mapei i tifosi del Sassuolo hanno quindi un minuto di recupero. Stanno lasciando le tribune i tifosi del Sassuolo, esatto, ormai delusi, sbatti in anticipo. Mentre festeggiano i tifosi del Napoli. Stanno festeggiando per questa ennesima prova positiva della loro squadra e del loro allenatore Lorenzo Sibilla. Però ostinatamente entra in aria Napoli. Terzo fischio finisce, quindi il primo e il secondo se potete tirare, tirare. Napoli, Sassuolo, presa. E finisce qua. E finisce qua. Complimenti a tutti, quindi. E allora, amici videospettatori, al Mapei Stadium termina la partita. Sassuolo 1, Napoli 5. Prima delle interviste post partita ai due allenatori, ricordiamo lo sponsor LR Immobiliare, LR Immobiliare che si trova in Viale Somalia 6 a Roma. E allora iniziamo le interviste, prego gli allenatori di andare nella zona interviste. Il primo a essere intervistato è Raffaele Lezzi. Raffaele, il gol... Il vantaggio aveva illuso i tifosi. Il problema è stato sull'1-1, l'interpretazione dell'arbitro al limite dell'area, una palla al Sassuolo si è rigirata, poi ho fatto un errore in difesa, la punizione 2-1, quello probabilmente ha cambiato la partita, poi 1-1, quella 5-1, quella è ineccepibile, la punizione magari altre cose discutibili. Poi quando perdi 5-1, insomma, c'è proprio la ricambinare. Una punizione, però anche ecco, una punizione vero Graziano, un po' troppo severa. Sì, secondo me sì, diciamo in qualche occasione l'arbitro, diciamo, qualche svista da parte dell'arbitro. Ci sono domande da parte tua, Graziano, verso il Sassuolo? Ma verso il Sassuolo, cosa dire? Il Sassuolo secondo me ha interpretato la partita in modo, diciamo, molto molto corretto. Ha giocato una buona partita, forse ecco in fase di finalizzazione si è lasciato un po' andare, non ha sfruttato l'ultimo tocco come invece il Napoli, diciamo che in contropiede è stato veramente implacabile, cinico esatto. Abbiamo contato veramente almeno tre o quattro palle solo davanti un attaccante del Sassuolo, della sua squadra, solo davanti a Ospina, però poi il portiere ha parato, anche questo è anche la bravura del portiere, sì, avversario, anche però ha fatto belle parate, infatti secondo me il risultato, diciamo che sì, ci poteva essere, ma non così di larga misura. Adesso abbiamo venerdì prossimo abbiamo la Coppa Italia, Sassuolo contro Perugia. Vediamo un attimo questa avventura della Coppa Italia, come va, come sta preparando i suoi giocatori, come si prepara una partita dopo il 5-1? Non so, mi manderò il tiro in altura. Va bene, allora mister, comunque complimenti, perché comunque noi ci incontriamo sempre quando prende vabbè, avrà miglior fortuna prossimamente. Intanto ci è venuto a trovare, ecco, allenatore del Napoli, mister, come è andata questa gara? Bene, però voglio subito dire che il risultato non rispecchia assolutamente l'andamento della gara, perché noi sì, abbiamo giocato meglio, ma Sassuolo non meritava un passivo così elevato. Perché ha giocato bene, soprattutto nel primo tempo si è impegnato, fino all'1-1 hanno tenuto bene, poi dopo secondo me hanno un po' subito il contraccolpo psicologico, vero? Il contraccolpo psicologico del 2-1 si sono un po' abbattuti, però comunque sicuramente faranno un ottimo campionato.
senz'altro, senz'altro. Intanto sentiamo ancora l'allenatore del Sassuolo che si lamenta su alcune cose. Graziano, cosa vuoi chiedere? Allora, hai una domanda da chiedere a... No, io non avrei niente da chiedere, anzi faccio un plauso all'allenatore del Napoli per la sua correttezza agonistica, per il suo fair play. Diciamo, ecco, non è da tutti parlare bene di un allenatore avversario. Sì, comunque ha detto bene, secondo me il risultato, diciamo, non rispecchia proprio, diciamo, proprio l'andamento della partita, perché se andiamo a vedere i tiri fatti dal Sassuolo, che sono stati 7, quelli del Napoli che sono stati 6, e vedendo il risultato finale di 5-1, allora continuiamo a tornare sul discorso che il Napoli è stato molto più cinico e molto più freddo in area rispetto al Sassuolo, che purtroppo si è mangiato tante occasioni da gol. Si è rifatto della sconfitta contro la Juventus, amara quella sconfitta. Sì, però comunque questa sera è stata un'altra partita, diciamo, quella con la Juve è stata una partita diversa contro, beh, un avversario forte, però anche lì, diciamo, abbiamo un po' da recriminare, perché forse nella seconda parte del secondo tempo potevamo anche pervenire al pareggio. Andiamo avanti. Bene, adesso 17 punti, terzo posto riconquistato, sì. Alle sue spalle certamente abbiamo un insieme di squadre, tantissime squadre. È ancora lungo il campionato. La preoccupa il Cagliari, cioè, di Vittorio Scuncio? Come no, il Cagliari quest'anno è lanciatissimo, è in gran forma, è sicuramente un avversario temibile, quindi temibile. Non so adesso quando mi toccherà affrontarlo. Benissimo, allora, mister. La prossima settimana sarà la Coppa Italia. Sì. Il Napoli con chi gioca? Con Frosinone. Altra squadra difficile, sì, sì, sì. Frosinone, sì. Di Roberto Nicoletti, che ricordiamo. Che ha vinto venerdì, mi sembra. Sì, sì. 3-0 contro il Torino. Roberto Nicoletti ha pagato lo scotto della Serie A. Ha inanellato 5 sconfitte consecutive, però sembra che si è la squadra ha ripreso all'inizio. Va bene. Allora, mister, complimenti per la vittoria, complimenti per questo terzo posto ritrovato. Grazie. Ma Juventus e Roma sono irraggiungibili? In questo momento sono più forti, però noi ci proviamo. Bene. Siamo benissimo. Allora, Graziano, grazie anche a Graziano Mularcio, che ha fatto da spalla, la seconda voce. Ricordando il nostro sponsor, la LR Immobiliare, che ricordiamo si trova a Roma in Viale Somalia 6, il sito internet è www.lrimmobiliare.it. Da Raimondo Rodio è tutto per questa sera. Buona serata anche da Graziano Mularcio, grazie a tutti, buona serata di nuovo.